Torna dal 13 al 20 aprile al Cinema Corso di Via di Roma il Mosaico d'Europa Film Fest, con una selezione delle migliori opere premiate dalle giurie dei principali festival internazionali di cinema, ma non ancora distribuite nelle sale italiane. Accanto al concorso internazionale, una serie di appuntamenti con il cinema di Greenaway, Winterbottom, Kauris Maghi, Kinky Duke, René e una dedica speciale a Bellocchio. Il programma di questa edizione si basa sostanzialmente e fondamentalmente su due sezioni. La sezione del concorso, quella tradizionale, e la sezione degli eventi speciali. Nella sezione concorso abbiamo 9 film, di cui almeno 4 sono opere d'esordio, diciamo così. E, invece l'altra sezione, gli eventi speciali, sono le ultime opere di maestri riconosciuti del cinema mondiale, quindi da Zhang Yimou, quindi in questo caso usciamo dall'Europa, per rientrarci invece con gli altri, con Greenaway, con Leo Carà, questo autore maledetto ormai di culto del cinema francese, e poi abbiamo l'ultima opera di Alain René, un film in cui amore, morte, arte si incrociano in un palcoscenico. E poi abbiamo l'ultimo film di Winterbottom, di Marjane Satrapi, che per la prima volta abbandona il fumetto animato e si getta su una invece commedia nera, e così via. Insomma, quindi queste due sezioni esauriscono il festival. Poi abbiamo un evento di apertura in cui il gruppo rock underground dei Ronin e musica dal vivo, il capolavoro di Kinky Duke, L'Isola, e poi abbiamo un cortometraggio di Johnny Costantino e Badolato, ispirato a una pièce di Moresco che sarà presente tra l'altro al festival. Ci sarà anche una dedica speciale a Bellocchio. Come mai questa scelta? Dunque, Bellocchio secondo me è uno dei maestri assoluti del cinema italiano, e quindi era giusto dargli questo riconoscimento, per quanto piccolo naturalmente, che in ogni caso lui ha gradito. Gliel'abbiamo portato a Roma proprio venerdì scorso. E il suo cinema è un cinema veramente interessante, complesso e molto bello anche da un punto di vista strettamente cinematografico. L'opera che presenteremo nel festival è Vincere, che secondo me rappresenta in maniera veramente esemplare il suo cinema, in cui si intrecciano tematiche di tipo storico, letterario, naturalmente psicanalitico, lo diciamo subito, ma questa volta mediate ancora di più attraverso vicende storico e familiari, e tra l'altro, insomma, debitore della sua cultura classica di pittura e di musica. Insomma, è un'opera compendio, insomma, sulla quale veramente si potrebbero fare tante tante lezioni di cinema. Tornando alla sezione concorso, da dove provengono i vari concorrenti? Dunque, i vari concorrenti provengono da diverse parti, come sempre d'Europa, Gran Bretagna, Spagna, Danimarca, Serbia e così via, insomma. La tematica che possiamo estrapolare, anche se queste estrapolazioni si fanno successivamente, perché la motivazione per cui noi scegliamo questi film, ed è sempre stato questo il nostro criterio di scelta, è che sono film premiati in tutti i festival internazionali e che però ancora non hanno avuto distribuzione. Dicevo, la tematica che si può estrapolare è quella della crisi della famiglia. Sostanzialmente 6-7 film del concorso trattano questo argomento. Federico Lega per Ravenna Web TV.